Buonasera amici di Primo TV, benvenuti a una nuova puntata di Spettacolare, la nostra rubrica che si occupa di spettacolo, di cinema, musica, cultura in generale nel mondo dello Star System. Oggi vi racconterò la vita, proverò a raccontarvi la biografia e la vita di un personaggio. Come sapete, non mi piace concentrarmi sempre solo su determinate categorie, quindi o solo attori e cantanti, musicisti. Quindi ogni tanto cambiamo anche e entriamo nel mondo della regia, perché oggi vi racconterò, ci proverò, come vi dicevo, a raccontarvi la vita di un regista molto celebre, molto famoso, forse non tantissimo in Italia, nonostante lui sia nato, sia italiano e anche il suo proprio lavoro, il suo operato sia nato in Italia, ma poi ha trovato successo all'estero. Stiamo parlando di Domiziano Cristofaro, regista famosissimo soprattutto nel mondo dell'horror. È stato definito, pensate, lo scopritore, l'aver inventato il genere glam, quindi appunto il glam è un po' un termine che gli appartiene, no? Non solo per il suo aspetto, come dire, affascinante, ma anche proprio per il genere di film di cui lui tratta. Pensate, Cristofaro ha al suo attivo oltre 20 film come regista, ma anche dei videoclip musicali. Ha spaziato, la sua vita è una vita molto, molto curiosa. Pensate, lui nasce già a 8 anni, 10 anni, era interessato naturalmente a questo mondo e realizzava i primi cortometraggi, ovviamente come può realizzare i primi cortometraggi un ragazzino di 10 anni. Che si appassiona a questo mondo. Ha sempre curato, ha sempre amato, più che altro la parte degli effetti speciali che riguardava il cinema, quindi c'è sempre stato da parte dell'artista un amore per la categoria, ma più un amore proiettato verso altre cose come appunto gli effetti speciali. Non avrebbe mai pensato, ha dichiarato poi il regista in futuro, di trovarsi dietro la macchina da presa, proprio per questo motivo, perché il suo amore era più che altro incentrato per altre cose riguardanti il mondo del cinema. Poi figlio d'arte, genitori comunque legati anche loro al mondo dello spettacolo, o al mondo dell'arte, perché il mondo dell'arte poi racchiude varie categorie, la pittura, la scultura e quindi appunto i costumi, che era quello che riguardava appunto i suoi genitori. Quindi è nato, no, in questo termine glam, in realtà è un termine che gli appartiene forse sin dalla nascita, proprio per il modo, per il mondo in cui l'artista è nato. E come vi dicevo, inizia, dopo questi esordi da dilettante allo sbaraglio a 10 anni, inizia a collaborare poi con dei nomi importanti del mondo della regia e dello spettacolo italiano. Fa i primi incontri, muove i primi passi dietro la macchina come assistente, come si fa veramente la gavetta, come dovrebbe essere la gavetta vera e propria, no? Quando si comincia seguendo artisti noti, artisti famosi, ma restando in disparte, osservando e imparando. Ecco, questo è un po' quello che ha fatto il regista prima di entrare famoso. Quando poi è stato pronto, sono iniziati a arrivare i primi lavori come collaboratore e poi ha spiccato il volo come regista autonomo. Oggi proprio è anche uno dei pionieri dei registi indipendenti, perché purtroppo in Italia questo genere, quando si parla di film horror, non dovete pensare che i film di Domiziano, di questo regista, siano i classici zombie, mostri, i classici film dell'orrore commerciali che vediamo al cinema e che sono campioni di incasso, a volte, spesso accade, al botteghino. Ecco, il suo genere di film si differenzia completamente da questo. Negli ultimi anni, poi, in anni più recenti, ha mischiato, unito il genere horror anche al genere porno, anche proprio per lo spostamento, proprio andando a vivere, lavorando poi fuori dall'Italia, in questo momento, mi sembra sia in Gran Canaria. Ovviamente anche la disponibilità degli attori è completamente diversa, c'è un'apertura mentale completamente diversa degli attori, dell'attore in sé, di prestarsi, soprattutto negli attori maschili, perché un'attrice donna, bene o male, si presta sempre ad alcune parti, ad alcuni ruoli. L'uomo, soprattutto in Italia, è molto più diffidente, quindi poi andando all'estero l'attore ha trovato anche più, come dire, più l'incontro degli attori, anche perché Cristofaro lavora
soprattutto con l'intesa. Crea la storia, la crea appositamente per gli attori, ma quindi deve avere la conoscenza dell'attore di come esso si muove, e per avere ciò bisogna frequentare anche l'attore nel privato, o comunque ci vuole un rapporto che in Italia ha trovato un po' di ostracismo, raccontava anche in interviste passate il regista. Purtroppo l'Italia è ancora un po' indietro, al di là dei grandi registi che l'Italia ha avuto, ma nel genere horror soprattutto, dove, tornando indietro, mi stavo raccontando, muoveva i primi passi Cristoforo, non ha mai avuto i consensi che si aspirava. Quindi poi, dopo aver fatto importanti collaborazioni e aver firmato anche alcune regie, ha poi preso il suo volo, ma soprattutto ha trovato il successo in Francia. Soprattutto la Francia lo ha veramente, è stato proprio la Francia, mi pare, ad averlo ribattezzato lo scopritore di questo genere completamente nuovo, glam, è proprio come se fosse una scoperta, perché tale è. Probabilmente appunto in Italia, proprio per questa mentalità, per questa restrizione che abbiamo culturale, è difficile forse anche parlare di queste cose, parlarvi di certi artisti. Però noi lo facciamo, io lo faccio, perché è giusto che sia così, ed è giusto parlare, perché veramente pensate che in Spagna, in Francia, in America soprattutto, dove i suoi film poi hanno trovato la distribuzione, il regista è veramente quotato e importante, e quindi è giusto diffondere la biografia e anche tematiche a volte un po' scomode, cioè che in Italia possono sembrare scomode, quello che è un nudismo, un film horror o determinate scene appunto di horror e porno, in Italia vengono ancora forse guardate e pensate con una certa ottica. In realtà non dovrebbe essere così, il cinema è cinema, l'arte è l'arte, comunque essa venga raffigurata, anzi è soprattutto più cinema e arte se viene raffigurata in determinati modi. Vi dicevo, tanti titoli hanno caratterizzato la sua carriera: Nightmare Symphony, Bloody Scene, The Transparent Woman, The Obsessed e The Muse of Wonders, un film del 2010, pensate, che ha avuto molto successo, è conosciuto anche in Italia, un fantasy drama, sempre sul genere, come vi dicevo, definirlo horror è relativo, perché veramente l'horror è un'altra cosa, il suo genere è completamente un'altra cosa, un film importante che ha avuto anche attori italiani famosi che vi hanno partecipato, come Elda Vigini, che è un'attrice che collabora spesso con Cristoforo, anche Giovanna, la cantante Giovanna Nocetti, che noi conosciamo bene perché come Pavia 1 TV abbiamo anche seguito, amato e apprezzato, Francesco Venditti, Fabiano Lioi, quindi insomma un cast veramente, Maria Grazia Cucinotta, tanti attori parteciparono a quel film, che è stato anch'esso un film innovativo in un certo senso, e quindi ha avuto molto successo in America ed è stato distribuito in tante parti del mondo. Poi ecco, vediamo anche alcune locandine di alcuni suoi film anche più recenti, ecco, le stiamo vedendo insieme, veramente sono tanti i lavori che hanno portato la sua firma. E vi ho nominato un nome che a noi è noto, vi dicevo, che è quello di Giovanna. Pensate, Cristoforo è un artista versatile, quindi non si ferma alla regia di film, non si ferma all'horror, non si ferma al porno o al glam, ma è anche un regista di videoclip musicali, e conoscendo Giovanna proprio in occasione, a parte che utilizzo anche in alcuni suoi film alcune canzoni di Giovanna, come Questo Umore un po' strano, anche riadattando le canzoni proprio per la tematica che il film trattava, in le scene, e girando quindi delle scene meravigliose che vi invito a guardare anche su YouTube, è semplicissimo, basta cercare il suo nome, scrivere film, appare tutto quello che l'artista ha fatto. Ma ha collaborato più volte con l'artista Giovanna Nocetti, appunto. Tra le varie regie, una recentissima anche di due videoclip musicali di Giovanna, Il canto di un'inedia diversa e Io so Maria di Astro Piazzolla, video girati alla Spalmas proprio con Giovanna fisicamente e con altri attori per la regia di Domiziano, c'è un videoclip molto bello che vorrei guardare con voi, in cui secondo me si vede veramente la bravura unica di questo artista, ed è appunto un video prodotto dalla Kiko Music per la regia di Cristoforo con protagonista Giovanna, Entre Miss Brazos si chiama la canzone, è uscita qualche anno fa, quindi anche il video logicamente è uscito qualche anno fa, e io vi invito a guardarlo assieme a noi, perché Domiziano, a mio parere, in questa regia mostra veramente il suo grande talento come regista.
Cuando la luz de un nuevo día vendrá, entre mis brazos te encontrarás, testigo de una verdad. En tu silencio me encantaré, podrás tú misma escuchar mi corazón otra vez gritar de sufrimiento. Cuando te vi, yo sabía que iba a sufrir, pero ya tú estabas en mi alma. Busqué tu amor, aunque sea por una vez. Juego cruel, fue una ilusión que me encantó, que me mató. Sin que te dieras cuenta, antes de ti no sabía nada de amor. Mejor morirse que renunciar, me atormento de amor. Tu piel de luna me matará sin tus caricias de amor. Me moriré de pena. Antes de ti no sabía nada de amor. Mejor morirse que renunciar. Primer tormento de amor. En tu silencio me encantaré. Podrás tú misma escuchar mi corazón otra vez gritar de sufrimiento. Cuando te vi, yo sabía que iba a sufrir, pero ya tú estabas en mi alma. Busqué tu amor, aunque sea por una vez. Juego cruel, fue una ilusión que me encantó, que me mató. Sin que te dieras cuenta, antes de ti no sabía nada de amor. Mejor morirse que renunciar, primer tormento de amor. Tu piel de luna me matará sin tus caricias de amor. Me moriré de pena. Ecco, abbiamo visto con tanto di titoli fino alla fine questo videoclip. Ecco, a mio parere, come vi raccontavo, la versatilità e la bravura di un professionista non sta solo nel restare sui propri passi, sui propri generi, ma anche a sfociare in altri generi, come ha dimostrato in questo videoclip, ma come in realtà ha dimostrato in altri videoclip musicali, non solo di Giovanna, anche in altri film trattando altre tematiche. Poi avete visto la perfezione anche
di quei film, come dire, anche vintage, anche ispirandosi, sicuro lui l'ha anche dichiarato in tante sue interviste, tra ispirazione da grandi registi anche italiani come Fellini, quindi anche registi che hanno toccato generi diversi dal suo, ma come vedete il lavoro è quello. E quindi ci fa molto piacere parlare di questo regista, come vi dicevo, forse un po' non riconosciuto dall'Italia come tale, ma lo sappiamo, l'Italia, lo dico anche a mio sfavore, nonostante io faccia questo lavoro, a volte è un paese ingrato quando un artista tocca determinate tematiche, le tocca in determinati modi, e soprattutto anche quando un artista ha successo all'estero e meno che dal paese di origine, perché inizialmente il paese non ti attribuisce questo successo, si trovano poi questi inconvenevoli. Comunque, detto ciò, io appunto vi invito anche a seguire il canale ufficiale YouTube dell'artista per vedere tutte le cose fantastiche che ha fatto, oltre ai film che sono anche acquistabili in DVD, quindi nelle edizioni on video e in varie piattaforme, e vorrei rivedere con voi anche un altro videoclip, perché veramente sono anche tanti i progetti di Domiziano che ha in serbo per il futuro, ma sono anche recenti alcuni film che lui ha appena concluso, e quindi io proprio con voi ci tengo a vedere uno degli ultimi lavori che ha fatto. Ho già il trailer pronto, quindi lo guardiamo insieme, di uno dei suoi ultimi film, e anche questo film è già uscito ovviamente meno di un anno fa, proprio in tempi recenti, e guardiamo assieme il trailer di questo film. Carolina. No one could be sweeter. Ok, iniziamo. It wasn't just her. There've been many others. They think it's a serial killer. No dead people, no movie. Vorrei sapere che razza di film stai facendo. It's a psychological thriller. And that piece of shit has nothing to do with this film. Frank, when are you taking me to Carolina? Hey, you're already there, but Carolina is just a state of mind. It's me and you making our celluloid dreams come true. Got it. Ecco, avete visto The Nightmare Symphony, il trailer del film che abbiamo visto insieme, un film già uscito, ma uno dei suoi recentissimi lavori, uno dei più recenti, uno degli oltre 20 film, come vi raccontavo all'inizio, che il regista ha diretto, e ne seguiranno altri perché il regista è impegnatissimo e sta lavorando ad oltre 2 film in programmazione, quindi sicuramente uno di questi sicuramente sarà di prossima uscita. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata, vi invito appunto a scoprire, per chi non lo conoscesse, ci sarà magari qualcuno che non lo conosce, nonostante la fama di questo regista, a conoscerlo e scoprire i suoi film e i suoi lavori. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi invito alla prossima puntata di Spettacolare. Grazie a tutti.